Grazia, misericordia e pace siano con tutti voi, sorelle e fratelli, amici e amici, da Dio Padre nostro e da Gesù Cristo, il nostro Signore. A Lui sia la gloria, ora e per sempre. È scritto nel profeta: il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. E il salmista risponde a questa luce cantando la sua gioia. Cantate al Signore, dice un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Preghiamo. O Signore Dio nostro, che in questi giorni di Natale fai risplendere la luce del Redentore nelle tenebre di questo nostro povero mondo, noi ti preghiamo, apri i nostri cuori perché possiamo intendere che la tua salvezza non passa col passare degli anni, ma riempie ogni tempo e rallegra ogni generazione che crede nella tua parola. Quella parola che si è fatta carne in Gesù Cristo, nostro Signore, con te, o Padre, benedetto nei secoli. Amen. L'Evangelista Luca ci ha accompagnato in questo tempo, in queste domeniche dell'Avvento. E anche oggi, allora, è accanto a noi e ascolteremo il testo che segue subito il racconto della nascita di Betlemme in questo Vangelo. Il racconto della presentazione di Gesù al Tempio. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetti da 21 a 40. Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè,
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore, e per offrire il sacrificio, di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui, gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere la luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati». Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova, aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, la loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della sua parola. Amen. Thank you.
Luca, l'autore del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, era probabilmente un cristiano di origine pagana. E però parla della novità che Gesù rappresenta non come una rottura col passato, ma invece come una sostanziale continuità con Israele. Cioè per lui come un'unica storia che prosegue dall'antica alla nuova alleanza, dal vecchio al nuovo popolo di Dio. Pensiamo ai due pilastri della religione ebraica che noi oggi sentiamo completamente estranei al nostro modo di vivere la fede: il Tempio di Gerusalemme come il luogo della presenza di Dio sulla terra e la legge di Mosè come la sola rivelazione della sua volontà. Sono estranei per noi, ma non per Luca. Se lo leggiamo ci accorgiamo che tutto ha inizio nel suo Vangelo nel Tempio, con l'apparizione dell'angelo a Zaccaria, e che ancora nel Tempio tutto si compie. La Chiesa nascerà nel Tempio in occasione della Pentecoste, gli Apostoli prenderanno sempre parte alla preghiera al Tempio, e Paolo stesso, che è certo il più deciso fra gli Apostoli nell'affermare la novità cristiana rispetto al giudaismo, lo troviamo anche lui a pregare nel Tempio, molto tempo dopo la sua conversione, e sarà catturato proprio lì, mentre sta compiendo dei riti di purificazione. E anche nel testo che abbiamo letto, la prima uscita di Gesù e dei suoi ha come meta il Tempio. E anche per la legge, anche solo restando alla nostra pagina, per ben 5 volte Luca sottolinea che i genitori di Gesù fanno quello che fanno per adempiere tutto quello che è prescritto nella legge di Mosè. Insomma, la novità che Gesù dall'inizio rappresenta è anche continuità con Israele. Questa novità e questa continuità sono poi mirabilmente rappresentate dai protagonisti della presentazione di Gesù nel Tempio. Da un lato lui il bambino, dall'altro le due figure che lo accolgono, il vecchio Simeone e la vecchia Anna. Una novità e una continuità che non si scontrano, ma si incontrano fra di loro. E nel loro incontrarsi tessono l'avvenire, il tempo e il modo nuovo in cui Dio manifesterà la sua immutata fedeltà al suo popolo e in esso a tutti i popoli. Ma che cos'è che rende possibile questo incontro tra il neonato e i due anziani? Quando ci ha presentato Simeone, Luca ha detto che quell'uomo giusto e timorato di Dio aspettava la consolazione del suo popolo. E anche di Anna dice, lo dava a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione. Simeone e Anna, insomma, colgono Gesù pieni di gioia perché tutte e due sono in attesa, aspettano. Ed è proprio l'attesa, gli occhi tesi al futuro nonostante l'età, che ha loro consentito di cogliere in Gesù la novità di Dio, che viene a dare compimento alle loro speranze e anche alla loro vita. E così, in una scena commovente, Simeone prende in braccio il bambino e ringrazia il Signore perché adesso la sua attesa è finita e può serenamente congedarsi dalla vita che ormai gli ha dato tutto quello che gli poteva dare. La promessa che Dio gli aveva fatto è lì, in quel bambino che si stringe nel petto. I suoi occhi hanno visto la salvezza, che già adesso è la gloria di Israele e che sarà presso la luce delle genti, e davvero se ne può andare in pace. E la medesima cosa la possiamo dire per Anna. Per tanto tempo non si era mai allontanata dal Tempio, servendo Dio ogni giorno con digiuni e preghiere. Adesso è giunto il tempo della gioia. Ora la bocca le si riempie di lode e di sorriso. Quel bambino è la redenzione di Israele. Anche per lei è possibile ed è bello salutare la vita, andare incontro a Dio che per primo è venuto incontro a lei. L'incontro dei due vecchi con Gesù allora compie la loro attesa e così, sazi d'anni e di gioia, se ne possono andare nella pace, possono morire in pace. In questo Simeone e Anna sono tanto lontani da noi. Il cambiamento che è avvenuto in questi anni del nostro modo di guardare alla morte e perciò anche alla vita è impressionante. È cambiato il modo con cui guardiamo a ciò che c'è o può esserci o può non esserci al di là della vita. O meglio, semplicemente noi non guardiamo quasi più a quel dopo. Non lo neghiamo ma neanche lo affermiamo. Ci sarà un'altra vita oppure no? Non lo sappiamo e forse preferiamo non saperlo. Sull'aldilà siamo tutti un po' gnostici. E allora inevitabilmente viviamo la morte come la fine effettiva di chi muore. Quando guardiamo alla morte con speranza, come alla fine delle sofferenze, pensiamo a una lunga malattia, la intendiamo nel senso più totale. Con la morte io finisco, e allora finisce anche il mio dolore, perché finisce tutto.
sarà un lungo eterno sonno senza sogni. Ma allora, se tutto quello che provo è limitato solo a questa vita, anche la mia sofferenza e il mio dolore prendono un altro volto. Oggi tutti noi neghiamo giustamente il valore meritorio della sofferenza. Però quando parliamo per negare giustamente il valore della sofferenza, lo facciamo a volte con una rabbia che manifesta che per noi la sofferenza è comunque sempre un'ingiustizia, una realtà disumana. E invece no. So che questo può essere un discorso scomodo, però ogni tanto forse va fatto. La sofferenza è umana. È come l'amore, la gioia, le preoccupazioni, una parte della nostra esistenza. E sovente la sofferenza è così mescolata all'amore e perfino alla gioia che solo la sua presenza ci permette di amare veramente e anche veramente di gioire, perché siamo molto più complicati o più ricchi di quanto non pensiamo. Credo che ci possano essere comunque vari modi di vivere la sofferenza e che però molto dipenda dal senso complessivo che diamo alla nostra vita. Se il nostro esistere ha un senso vero e proprio, anche la sofferenza è umanizzata ed è più sopportabile. Per chi invece ha smarrito il senso della vita, tutto è più difficile, anche la sofferenza diventa insopportabile, diventa un'ingiustizia peggiore della morte. Oggi, quando la morte arriva all'improvviso e non ti dà neanche il tempo di soffrire, è una morte benedetta. Tanti si augurano una morte così. Si augurano, cioè, pur di non dover soffrire, una vita interrotta da una morte inconsapevole, e non da una morte inconsapevole, una morte vissuta, che potrebbe anche essere, perché no, il compimento veramente umano di un'esistenza umana. Simeone e Anna avevano una vita carica di senso, di attesa e di speranza. Per questo hanno saputo guardare con serenità al compimento della loro esistenza. Si sono sentiti benedetti in vita e in morte, e sono morti benedicendo Dio. E così hanno saputo guardare alla sofferenza come una realtà umana, non disumana né disumanizzante. Subito dopo aver parlato così splendidamente del bambino che aveva in braccio da suscitare lo stupore dei suoi stessi genitori, è, così ha detto, la salvezza di Dio, la luce per illuminare le genti e la gloria del suo popolo, Simeone non ha esitato a annunziare a Maria che lei e suo figlio avrebbero dovuto pagare un prezzo molto alto. Una spada ti trafiggerà l'anima. In questo modo ha intrecciato un filo oscuro, il filo oscuro della sofferenza, in un ordito fino allora limpido e luminoso. Ha parlato di quel dolore che è parte della vita anche del Cristo, di Dio, perché anche lui è stato una creatura umana. Insomma, vita, morte, dolore, sofferenza. Beato chi pensa di avere su questo le idee chiare. Lutero, nella sua Libertà del Cristiano, scrive che la forza della fede innalza un cristiano come Signore sopra tutte le cose. E in questo cita il suo amato Paolo: tutte le cose sono vostre, la vita e la morte, le cose presenti e le cose future. E però poi pone un grande ma a tutto questo. Ma tutto questo, dice, è una signoria spirituale che regna anche nell'oppressione del corpo, perché io posso migliorare me stesso in tutte le cose, talché anche la morte e il dolore devono servirmi e essermi utili alla beatitudine eterna. E conclude dicendo: guarda quanto è preziosa questa libertà e potenza dei cristiani. Ecco, quello che forse dobbiamo fare è riflettere in profondità su tutte queste cose e ritrovare il senso della nostra vita, della speranza che Gesù ha portato, lui, il Signore della vita, ci promette una vita dopo questa, è la primizia della nostra risurrezione. E allora davvero, guarda quanto è preziosa questa libertà e potenza dei cristiani. In questa libertà, in questa potenza, vi auguro nel nuovo anno che sta per iniziare, il senso per una vita veramente umana, per essere benedetti e benedire, come Simeone e Anna, nella gioia e anche nel dolore. Amen.
questa la preghiera che chiude per molti di noi questo 2020, questa è l'ultima domenica dell'anno, questo 2020 che è stato, lo sappiamo tutti, un anno terribile in tutti i sensi. E ancora di più allora ci dobbiamo rivolgere al Signore. O Signore, Tu sei il Signore del tempo e della storia e Tu hai redento il nostro tempo e dato un senso alla nostra vita e alla nostra storia in Gesù, Tuo Figlio, che si è fatto parte della nostra vita e della nostra storia. E così rinnovi la nostra speranza, quella nostra e quella dei nostri figli, perché Tu sei la speranza del mondo. Viviamo tempi vuoti e angosciosi, ma noi sappiamo che nessun tempo è disperato, nessun tempo è perduto se Tu sei con noi. Sappiamo che quando scendono le tenebre sul mondo Tu sei la luce, che quando i nostri giorni si esauriscono e la fine è vicina, Tu crei un nuovo principio. E anche quest'anno, così pesante e duro, si avvia al tramonto. E come tutti gli anni, anche quest'anno così pesante e duro è illuminato, e lo è forse ancora di più, dal Natale del Tuo Figlio, che è l'aurora che ci visita dall'alto. Il mondo passa, ma il Tuo regno è eterno. Insegnaci a vedere la Tua opera anche in questo nostro tempo, e soprattutto in questo nostro tempo così duro e difficile. Rinnova la nostra vita. Donaci la forza che ci serve, la speranza che ci aiuti ad avere forza e la fede che è il fondamento della nostra forza, della nostra speranza, del nostro amore. Benedici tutti coloro che sono in preda alla sofferenza, tutti quelli che sono soli, tutti quelli che sono malati, tutti quelli che vivono il lutto per la scomparsa di una persona cara. Rinnova ogni cosa. Non perché il nuovo anno sarà automaticamente migliore del vecchio, non è mai così, anche se ogni anno ci auguriamo un buon nuovo anno, ma perché troviamo da te la radice e la forza per passare dal vecchio al nuovo, per lasciarci rinnovare dalla tua promessa che splende sempre dinanzi a noi. Te lo chiediamo in Gesù. E finiamo questo anno ancora con la preghiera dei figli e delle figlie di Dio, invocando il tuo regno, la santificazione del tuo nome, che la tua volontà sia fatta, invocando la tua presenza e la tua benedizione su tutti noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Tuo il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. E riceviamo la benedizione del Signore. La pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen. E un buon anno a tutti e a tutte.